L'AMIU intende licenziare 57 dipendenti perché non sarebbero idonei fisicamente al servizio. E allora io, il consigliere Massimo Battisti e altri rappresentanti dell'opposizione stiamo presentando un ordine del giorno con le firme dei consiglieri sottoscrittori per salvare queste 57 unità lavorative. L'amministrazione Melucci e l'AMIU invece hanno deciso di licenziarle. Vediamo cosa dicono i consiglieri di maggioranza, i consiglieri dell'amministrazione Melucci, quelli che dicono di essere vicini ai lavoratori. Perché non firmano il nostro ordine del giorno per salvare queste 57 persone e queste 57 famiglie? Vediamoli uno a uno i consiglieri di maggioranza. Consigliere Patano, un ordine del giorno per salvare 57 famiglie dipendenti dell'AMIU. Lo firmiamo? Va bene. Lo firmiamo? Va bene. Firmiamo? L'ordine del giorno, consigliere, collega consigliere. Va. La firmetta, mettiamo Michele Patano Luigi, qui. Luigi, io le parole hai fatte. Ah, sì, io sono a favore, chiaramente oggi appartengo a un partito e quindi mi devo consultare. E quindi se il partito dice no, tu dici io, no. Io la mia e cercherò di laddove allora, ci fosse. Siccome sei un uomo libero, dai uno scatto di reni e firma e fai un bel gesto. Non ti preoccupare. No, mi preoccupi. Io non mi preoccupo tanto, si preoccupano le famiglie dei lavoratori. Io sono anche un lavoratore. E quindi non firmi? Le difficoltà. Non è che non firmo. No, non stai firmando? Sì, adesso non sto firmando. Adesso non sto firmando. C'è la penna. Adesso non sto firmando. Luigi. Aspetta, Ciuccio Michele, l'erba cresce, si dice a Taranto. Che firmi? 57 famiglie vengono mandate a casa, dipendenti dell'AMIU. Carta e penna, firmiamo contro il licenziamento? Firmiamo, Stellato. Ecco qui, guarda. Consigliere. Aiutiamo questa gente. Questo che fai tu si deve fare nelle aule. Sì, no, ma no, non è show, è un ordine del giorno. È nelle aule. Mettiamo una firmetta, consigliere. Nelle aule. Salviamo nelle 57 aule. Famiglie. Presidente, consigliere. Ma chi può essere contro le famiglie? No. Voi state appoggiando 57 licenziamenti. Cerca di essere serio, deve essere serio. Consigliere, firmiamo, salviamo andare... 57 certo famiglie. Che le salviamo. Lei quanto prende al mese tra stipendio militare, consiglio regionale, arriva a 10.000 euro? Certo, pensi a chi muore di fame, non firma. Una bella firmetta. Così. Allora, Luigi, tu salviamo. Sai benissimo... È una persona garbata e sensibile, firmiamo. Allora, tu sai benissimo che... Noi apparteniamo al Partito Democratico, allora queste cose le discutiamo all'interno del partito. Ma salviamoli. Insieme agli firmiamo. E noi. Insieme. Consigliera Fornaro, firmiamo per salvare 57 famiglie dell'AMIU. Sul telefono con me. Sì, una firmetta, consigliera. No, devo leggere, Luigi. No, è molto semplice, consigliere. Finisca di parlare e poi... Il telefono con mio figlio. No, non troviamo scuse. No, certamente, 57 persone a casa, consigliera. Firmiamo, consigliera? Ha finito. Tutto a posto a casa, sono contento. Guarda, 57. Non firmo, va bene. Vuole mandare a casa 57 persone? Mando a casa, ma tu non fa morire di fame. Ma tu non le mantieni. Luigi, non mi salviamo la gente. No, addirittura che devi chiamare? Ma a chi credi di fare paura? A chi credi di fare paura? Pensa alla gente che muore di fame. Buongiorno. Collega consigliere, 57 famiglie di dipendenti AMIU a casa, firmiamo per contro questo licenziamento? Faremo di tutto per non, firmiamo. Per non lasciare... Perché non? Stiamo presentando un ordine del giorno, consigliere. Non le metto firme, non le ho messe neanche... Vabbè, ma per salvare la gente sì, consigliere. No, non c'entra niente. Assessore, lei non può firmare, ma... Non, però bisogna salvare queste famiglie. Bisogna salvare queste famiglie, consigliera. Se no poi vengono ai servizi sociali e chiedono aiuti. E facciamo miseria su miseria. Invece salviamo questa gente. Firmiamo per salvare 57 famiglie, 57 dipendenti dell'AMIU contro il licenziamento. Firmiamo. Luigi, lo sai che il sindaco sta lavorando per questo. Vabbè, e tu non firmi? La firma non serve a niente, Luigi. No, un momento di solidarietà. Non serve a niente la firma, Luigi, lo sai.